Buona serata e ben ritrovati per l'edizione serale del telegiornale. Allora, in primo piano, come è capitato anche per l'edizione del pomeriggio delle 14, ci occupiamo della cerimonia che si è svolta questa mattina al comune di Cerignola nel Foggiano per festeggiare la storica promozione della Fenice Volley Cerignola, che è stata accolta con tutti gli onori dal primo cittadino della Ofantino Franco Medda e dall'assessore allo sport Carlo D'Ercole. Nel corso della precedente edizione del nostro telegiornale avete sentito le dichiarazioni che ha rilasciato il sindaco durante l'incontro e poi anche l'intervista con il coach della Fenice Volley Pino Tauro. In questa edizione vi facciamo ascoltare un'altra intervista che abbiamo raccolto questa mattina e che abbiamo preparato per fortuna con molta calma con il capitano della Fenice Volley, Rocco Mitidiri, che ci fa il punto di come è andata questa stagione. Ascoltiamolo insieme. Rocco Mitidiri, questa bella maglietta che inquadriamo è bellissima, per davvero abbiamo buttato giù il palazzo. Adesso siete consci di aver compiuto questa impresa? Sì, abbiamo raggiunto l'obiettivo che la società si era prefissata, oltre ovviamente la Coppa, che era un qualcosa in più che provavamo a conquistare e ci siamo riusciti. Eh sì, non è un'impresa, abbiamo fatto quello per cui abbiamo lavorato un anno, abbiamo raggiunto l'obiettivo per cui abbiamo lavorato un anno, ora la società dovrà organizzare il tutto nel migliore dei modi per la prossima stagione, perché è una stagione che non ha niente a che vedere con questa, è molto più impegnativa sotto tutti i punti di vista, tecnici, economici, organizzativi, quindi sarà a loro poi organizzare il tutto. Noi abbiamo fatto il nostro dovere. Senti, Rocco, un bel triplete, campionato, Coppa Puglia e promozione. Sì, abbiamo fatto una stagione quasi perfetta, una stagione regolare quasi perfetta, con una sola sconfitta in quel di Molfetta alla seconda di campionato. Poi è stato un cammino netto, solo vittorie. In Coppa abbiamo battuto prima i quarti l'Aliste, che era una formazione molto esperta composta da giocatori salentini che hanno militato sempre nei campionati di B, e poi in semifinale abbiamo trovato Turi, che poi abbiamo ritrovato in finale playoff, che è una formazione giovane ma comunque ostica e organizzata, e poi in finale il nostro avversario della regular season, Lucera, che ci ha dato filo da torcere con un 3-2 sofferto. Infatti, un'ultima domanda, quanto siete contenti di essere ricevuti oggi dal sindaco e dall'assessore allo sport? Ma fa piacere sicuramente che le istituzioni siano vicine alla squadra, perché comunque siamo una delle società che quest'anno ha fatto meglio, a prescindere da tutti gli sport, ed fa sempre piacere avere un riconoscimento da parte loro. Grazie. Questa dunque è l'intervista al capitano della Fenice Volley, Rocco Mitidiri. Poi domani nelle nostre edizioni domenicali vi proporremo altre interviste con i protagonisti di questa storica promozione in Serie B. Adesso le altre notizie ed eventi di questa giornata. Andiamo all'estero. I due leader coreani per il sud, Kim Jong-un, anzi per il nord, Kim Jong-un, e per il sud, Moon Jae-in, si sono incontrati nuovamente alle ville di confine di Puyang-yom per discutere del vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, che in un primo tempo era stato annullato da Trump, ma che adesso, in base a nuove dichiarazioni, potrebbe farsi proprio a giugno. Si sono incontrati nel pomeriggio per la seconda volta dopo il summit intercoreano dello scorso 27 aprile. Hanno scambiato le loro opinioni con franchezza per applicare la dichiarazione di Pan Yuan e avere un summit Stati Uniti-Corea del Nord di successo. Lo ha affermato il capo della comunicazione della Corea del Sud, aggiungendo che il presidente sudcoreano annuncerà i risultati del meeting alle 3 della prossima notte in Italia.
Cerignola nel Foggiano ospita oggi la terza edizione di Arte in Festa, un evento in cui vengono proposti i lavori fatti dai ragazzi, ma anche dagli artisti dell'Associazione Federico II Venti, che si sono ancora una volta mobilitati per il salvataggio del liceo artistico Sacro Cuore, ma anche del liceo classico Zingarelli dopo il diluvio della settimana scorsa. Grazie edizione che si preannuncia carica di intensi significati con la video art che ci sarà questa sera alle 21 da parte di Miguel Gomez ed Ivan Dell'Edera. Per sapere i dettagli di questa manifestazione, ascoltiamo che cosa ha dichiarato ai microfoni del nostro telegiornale e di Radio TRC il vicepreside del liceo artistico Sacro Cuore, Gerardo Amato. Sentiamo. L'unico in un territorio vasto e privo, diciamo, di strutture del genere, farlo conoscere al territorio, portare la gente qui. Allora io dico soltanto questa cosa: mio figlio è stato una settimana fa, circa 10 giorni fa, al Maxi di Roma, è rimasto impressionato dal Maxi come struttura, però ha detto, papà, e mio figlio frequenta l'Accademia, quindi è un artista, dice, papà, Eccola. quello che avete fatto qui dentro è 10 volte meglio di quello che io ho visto al Maxi. Io invito tutti i cittadini di Cerignola e dei paesi limitrofi a venire a vedere che cosa è questa scuola, cosa sono capaci di fare i nostri ragazzi. Io, come posso dire, ogni volta che parlo di questa scuola, sinceramente, diciamo, c'è qualcosa che mi tocca l'anima. Vorrei che questa scuola fosse conosciuta da tutti e fosse apprezzata per quello che veramente, per il valore che riesce a dare all'intero territorio di Cerignola e di Paese. Vi aspettiamo. Ed ora la pagina sportiva, la Formula 1, pole a sorpresa per la Red Bull di Daniel Ricciardo per il Gran Premio di Monte Carlo che si svolgerà domani pomeriggio sul circuito di Monaco. Dunque, al secondo posto ci sarà la Ferrari di Sebastian Vettel ed al terzo la Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta posizione sulla griglia di partenza invece per l'altra Mercedes, quella di Bottas. Per quanto riguarda invece la situazione legata a Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco non è riuscito ad arrivare alla Q1 e partirà dalle retrovie. Dunque prosegue intensa la lotta di un mondiale di Formula 1 che fino a questo momento non ha un vero e proprio dominatore. Dopo le due iniziali vittorie di Vettel ci sono state le due altrettante vittorie di Hamilton che di fatto ha riaperto seppur parzialmente questa prima parte del mondiale. La partenza è prevista per domani pomeriggio alle 14 ora italiana. Le previsioni del tempo di chiusura per domani: al nord bello al mattino, salvo addensamenti sui rilievi tra pomeriggio e sera con temporali in formazione sulle Alpi. Al centro soleggiato, seppur con qualche piovasco diurno lungo la dorsale appenninica abruzzese. Al sud e sulla Sicilia sole, salvo qualche instabilità lungo le Alpi peninsulari. Le temperature al nord tra 26 e 30 gradi, centro Sardegna 25-30 gradi, sud e Sicilia 24 e 28 gradi. Ed è tutto per oggi per la nostra giornata di informazione. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con il telegiornale domani mattina alle 9. A tutti una buona domenica. A domani.